Oggi vi presentiamo una ricetta che porterà il sapore dei tropici nella vostra colazione. I pancake al cocco. Ingredienti: 120 g di farina 00, 30 g di farina di cocco o cocco grattugiato, 1 cucchiaio di zucchero, 2 cucchiaini di lievito in polvere per dolci, 1 uovo, 180 ml di latte di cocco, olio di cocco o burro, essenza di vaniglia, facoltativa, e un pizzico di sale. In una ciotola capiente setaccia la farina per evitare grumi, quindi aggiungi la farina di cocco, lo zucchero, il lievito e il pizzico di sale. Mescola bene con una frusta per distribuire uniformemente gli ingredienti. In un'altra ciotola sbatti l'uovo con il latte di cocco fino a ottenere un composto omogeneo. Aggiungi un cucchiaio di olio di cocco sciolto o di burro fuso e l'essenza di vaniglia, se la usi. Mescola bene fino a incorporare tutti i liquidi. Versa lentamente questo composto liquido nella ciotola con gli ingredienti secchi. Usa una frusta o una spatola per mescolare con movimenti delicati, ma decisi. Evita di lavorare troppo l'impasto. Mescola solo fino a quando non ci sono più tracce visibili di farina, anche se rimangono dei piccoli grumi. Questo aiuterà a mantenere i pancake soffici. Lascia riposare l'impasto per circa 5-10 minuti. Questo passaggio permette alla farina di cocco di assorbire meglio i liquidi, rendendo i pancake ancora più morbidi e con una consistenza piacevole. Scalda una padella antiaderente o una griglia a fuoco medio. Quando è ben calda, aggiungi una piccola quantità di olio di cocco o burro, distribuendolo uniformemente sulla superficie con un pennello da cucina o un pezzo di carta assorbente. Versa un mestolo di impasto, circa 60 ml, nella padella calda per ogni pancake. Cuoci i pancake fino a quando vedrai comparire delle piccole bollicine sulla superficie e i bordi iniziano a diventare più solidi, circa 2-3 minuti. Usa una spatola larga per girare delicatamente i pancake e cuoci l'altro lato per altri 1-2 minuti, fino a quando entrambi i lati saranno dorati. Se necessario, regola la temperatura della padella durante la cottura per evitare di bruciarli. Trasferisci i pancake cotti su un piatto e coprili con un panno pulito per mantenerli caldi mentre continui a cuocere il resto dell'impasto. Servi i pancake caldi con sciroppo d'acero, frutta fresca, come fragole o frutti di bosco, oppure con un tocco italiano, una spolverata di cacao amaro e una crema di nocciole. Per un sapore più tropicale, puoi aggiungere delle scaglie di cocco tostato. A questo punto, ti chiedo di lasciare un like al video. Seguici per altre deliziose ricette. Il cocco è un frutto molto usato nella cucina tropicale e sta diventando sempre più popolare nelle ricette occidentali per il suo aroma esotico e le sue proprietà nutrizionali. Incorporare la farina di cocco e il latte di cocco nei pancake li arricchisce di sapore e li rende ancora più soffici e umidi, regalandoti un inizio di giornata davvero speciale.